Sfumano definitivamente arrecanati i sogni del Castelnuovo di aggrappare la zona playoff nel recupero della 30ª giornata di campionato. I neroverdi, decimati dal Covid e dalle squalifiche, devono arrendersi sotto i colpi di Titone e Liguori. Pronti via è la prima occasione di marca locale. Ndoye in fase di costruzione si fa rubare la palla dall'ex Titone, che è entrato in area di rigore. Si fa chiudere però lo specchio della porta da Olivieri. Nello scontro si fa male il centrale difensivo, che deve lasciare il campo a Basilico, con Massimo Loviso a volare nel pacchetto arretrato. Fatica il Castelnuovo, che prova a farsi vedere in avanti al 20°. Verdesi, Cellucci, Verdesi, ma la conclusione termina lontanissimo dalla porta, difesa da De Chirico. Meglio la Recanatese in questo avvio di partita. Leopardiani, che tornano a farsi vedere dalle parti di Olivieri, ancora con Titone, ma anche in questa circostanza è decisiva la chiusura della difesa neroverde, che mette in corner. Il Castelnuovo, alla 7ª gara in 13 giorni, prova al piccolo trotto a rispondere con D'Egidio, ma il suo tiro dal limite dell'area di rigore dopo la sponda di Cellucci, respinta dai pugni da De Chirico. Sul finale di primo tempo, nel primo dei 3 minuti di recupero, la Recanatese passa a condurre. Liguori, dopo aver rubato palla a Foglia, si fa respingere il tiro da Olivieri, sfera che arriva a centro area dove, per l'appostato Titone e gioco da ragazzi, mettere in rete. Nei secondi 45 minuti è ancora la Recanatese a provare la prima sortita offensiva, ancora con l'ex di turno Titone, che in area di rigore si aggiusta bene la sfera, ma la conclusione seguente è fuori bersaglio. I neroverdi rispondono pochi minuti più tardi con il neo entrato Manari, che dopo essersi accentrato dalla sinistra conclude a fil di palo. Il gran caldo condiziona e non poco le giocate dei 22 in campo, con i leopardiani che hanno l'occasione per raddoppiare al 20°, ma dagli sviluppi di corner Brunetti, lasciato solo in area di rigore, manca incredibilmente il bersaglio grosso. Gol del 2-0 che arriva 5 minuti più tardi grazie a Liguori, bravo dal limite dell'area di rigore a battere con un tiro mancino a giro Olivieri. Gli abruzzesi stremati non riescono più a ripartire e vanno addirittura sotto per 3-0 al 36°, ancora per mano di Titone, che dall'interno dell'area di rigore trafigge l'estremo ospite con un tiro rasoterra ad incrociare. La gara praticamente termina qui, con il Castelnuovo che dice addio alle piccole speranze di agguantare i playoff. Domenica l'ultimo atto di questo durissimo campionato, con i neroverdi che faranno vista al Real Giulianova.